Ciao famiglia nerazzurra, benvenuti alle altre novità dell'Inter. Metti mi piace e iscriviti per non perdere i prossimi aggiornamenti nerazzurri. Significativi i commenti del promotore Giocondo Martorelli nel programma Calciomercato e Ritiri, in onda su Radio TMV, sui movimenti di mercato dell'Inter. Nelle sue dichiarazioni Martorelli ha elogiato la disponibilità del club nell'acquisire Zielinski e Taremi, sottolineando l'importanza di una prudente gestione finanziaria per mantenere la stabilità del club. Dichiara: l'Inter ha fatto presto con Zielinski e Taremi, perché in ogni club bisogna stare attenti al budget, Marotta e Ausilio devono sopravvivere e questi due colpi mettono comunque le cose a posto. Queste parole evidenziano l'attenta strategia adottata dalla dirigenza dell'Inter, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Gli acquisti di Zielinski e Taremi sembrano essere state decisioni strategiche, prese in anticipo per garantire che il club rimanesse competitivo ed equilibrato finanziariamente. Martorelli sottolinea la capacità dei manager di gestire il budget in modo efficace, garantendo che le risorse siano utilizzate nel miglior modo possibile. Martorelli, inoltre, ha accennato alla necessità dell'Inter di rinforzare la difesa e al possibile arrivo di un nuovo difensore. Il suo commento: adesso credo che la società porterà a casa un difensore, ma aspetterà il momento giusto, poi dipenderà da cosa accadrà con le possibili partenze di Arnautovic e Correa. Forse proveranno Gudmundsson. Ecco, lascia intendere che l'Inter stia monitorando il mercato e aspettando il momento opportuno per fare questo acquisto cruciale. Della situazione Arnautovic e Correa si è occupato anche Martorelli, che ha sottolineato l'impatto economico che questi giocatori hanno sulla società. Ha osservato: certamente Arnautovic e Correa sono due che incidono sul bilancio della società, se se ne vanno arriverà un acquisto importante in quel ruolo. Ciò indica che i futuri movimenti del mercato dell'Inter dipenderanno dalle possibili partenze di questi giocatori, che potrebbero liberare risorse per nuovi acquisti. La menzione di Gudmundsson lascia intendere che l'Inter sia interessata a diversificare la propria rosa ed esplorare diverse opzioni sul mercato. Martorelli si aspetta che il club faccia altri due acquisti significativi, che potrebbero essere cruciali per rafforzare la squadra e mantenere la competitività in questa stagione. Tifosi dell'Inter, cosa ne pensate delle osservazioni di Giocondo Martorelli sulle strategie di mercato del club? Come vede le possibili partenze di Arnautovic e Correa e l'arrivo di nuovi giocatori? Lascia la tua opinione nei commenti.